tutti, grazie ancora di essere venuti, grazie di esserci veramente. Siamo qui, appunto, sapete che oggi alle 8:30 ci sposteremo tutti al Cinema Metropol, dove grazie a Movie Day riusciremo a proiettare Orlando di Sally Potter. E allora, questo voglio rubarvi veramente pochissimo tempo, non voglio tediarvi, e ringrazio qua Ida Spalla che gentilmente ha accettato l'invito a venire a leggere i testi di Virginia Woolf per rendere più entertaining la cosa. Se ce la facciamo. E soprattutto sfidando la bronchite che attanaglia lei e Lilli Rampella, deve essere una cosa wolfiana. Molto culturale. Cosa. Se non hai la bronchite questo novembre non sei nessuno, guarda. E quindi niente, volevo proprio volevamo introdurre brevemente il film e quindi immagino che voi tutti abbiate letto Orlando, però insomma partiamo proprio dal libro, dal romanzo o dalla biografia, perché sapete che la definizione è contesa. E appunto Orlando è un romanzo molto lungo, è uno dei più lunghi di Woolf ed esce in un periodo straordinariamente produttivo, perché se ci pensiamo tutti noi abbiamo in mente la cronologia, però nel 1927 esce Gita al faro o al faro, di questo parleremo domani, che dir si voglia, quindi lascio al suspense, non dico neanche per cosa propendo io, possiamo fare un po' di scommesse poi su chi vince. Però nel 1927 esce Alfaro, nel 1929 esce Una stanza tutta per sé, nel 1928 esce Orlando. Quindi in 3 anni abbiamo 3, diciamo, opere a cui tutti noi, avidi lettori di Woolf, siamo molto affezionati e che conosciamo bene. 3 opere che hanno e dialogano anche, in un certo senso, tra loro. E Orlando, se noi andiamo a recuperare quella che è la genesi di Orlando, Orlando nasce in verità, molto presto, nasce quando ancora Woolf sta scrivendo al faro e nel diario annota che vuole scrivere una storia alla Defoe per divertirsi un po', poi Defoe per divertirsi, qua c'è la nuova traduzione di Moll Flanders se volete divertirvi un po', e Moll Flanders ha molti più legami di quanto immaginiamo con Orlando, però dice voglio scrivere una cosa alla Defoe per divertirmi. E però questa, cos'è questa storia alla Defoe per divertirsi? È una storia che attraversa i secoli ed è una storia che presto, molto presto, nell'ottobre del 1927, troverà una persona, e non un personaggio in cui inverarsi. Perché, come forse tutti siamo abituati già a sentire, però era una lettera così bella che penso meritasse di essere riletta, la Orlando fu definito dal figlio di questa persona, che è Vita Sackville West, la più lunga e più bella lettera d'amore mai scritta in letteratura. Perché questo? Perché appunto quella narrazione alla Defoe, un po' per divertimento, questa scorribanda attraverso la letteratura inglese, assume presto le sembianze di Vita Sackville West. E allora lascio la parola a Ida per farci leggere con le parole di Virginia come nasce quest'idea e per farci anche leggere di seguito la risposta di Vita Sackville West, che come sempre merita per nervo. Ieri mattina ero disperata, non riuscivo a spremere una parola. Alla fine mi sono presa la testa fra le mani, ho intinto la penna nell'inchiostro e ho scritto queste parole quasi automaticamente sul foglio bianco. Orlando, una biografia. Appena fatto questo il mio corpo è stato invaso dall'estasi, la mia mente da idee. Ho scritto di getto fino alle 12, ma sta a sentire. Supponi che Orlando si riveli essere Vita e che sia tutto su di te. E sulla sensualità della tua carne e sulle lusinghe della tua mente. Cuore non ne hai, tu che corteggi la Campbell per i vialetti. Ti darebbe fastidio? Di sì o no?
Dio mio, Virginia, mai nessuna prospettiva mi ha elettrizzata ed atterrita come quella di essere proiettata nelle forme di Orlando. Ma come ti divertirai e come mi divertirò? Ecco, avrai in mano ogni forma di vendetta che vorrai esercitare. Sì, vai avanti, gira, rigira la tua frittella, falla dorare a puntino dalle due parti, versaci sopra del brandy, servila ben calda, hai il mio totale consenso. Credo solo che dopo avermi sventrata e squartata, srotolata e riavvolta, o qualunque cosa tu intenda fare, dovresti dedicarlo alla tua vittima. Grazie, Ida. Allora, vedete come, appunto, Virginia Woolf dice dammi un sì o un no e l'altra risponde praticamente facendole la scaletta del libro, dicendo devi fare così, così, cosà. E comunque dice anche me lo devi anche dedicare. Contratto firmato, parte la produzione. Parte la produzione e è una produzione che appunto si farà di molti incontri perché Virginia Woolf userà molti materiali proprio appartenenti alla famiglia di Vita Sackville West per costruire appunto quelli che poi nel romanzo stesso vengono definiti i lineamenti del personaggio e anche per ispirarsi quanto all'ambientazione, perché come sappiamo appunto Orlando è ambientato nella tenuta di Knoll, che era la tenuta dei Sackville West, che Vita avrebbe perso proprio nell'anno in cui Woolf scriveva Orlando per la legge salica che vietava alle discendenti di sesso femminile di ereditare appunto i beni paterni. Il padre di V. Sackville West muore proprio nel gennaio del 1928 e quindi la tenuta di Knoll, quel romanzo, o Orlando, o quella biografia, diventa anche, diciamo, un tributo a quello che Vita in quel momento sta perdendo. Però Orlando, quindi, che cos'è? Orlando è veramente una delle opere più complesse di Virginia Woolf, è un romanzo, perché è una storia, sicuramente è un romanzo, è una biografia, è anche, abbiamo parlato di Defoe, abbiamo accennato, abbiamo menzionato Defoe, ed è anche però una scorribanda attraverso quella che è la letteratura inglese, con i suoi paesaggi, i suoi personaggi veri e immaginari. E quindi è una biografia sicuramente del personaggio Orlando che si fa e si dissa, come Moll Flanders, è una biografia dell'Inghilterra perché attraversa quattro secoli, è una biografia della letteratura inglese perché ci ritroviamo appunto, come dire, oggetto di parodia sia personaggi appunto inventati che poi appunto come l'esilarante incontro con Pope, personaggi letterari realmente esistiti. E soprattutto, se Gita al faro è l'opera in cui Woolf fa i conti, no, con la propria storia familiare, sempre attorno, attenzione, a una casa, anche Orlando è, sebbene appunto in una vena molto più scherzosa, satirica, verrà definita, un'opera che fa i conti con il fantasma del padre, perché il padre era stato per anni il curatore del niente meno che del Dictionary of National Biography, quindi della grande opera nazionale che raccoglieva le biografie dei grandi uomini. Voi sapete che Virginia Woolf si chiedeva spesso ma la storia la facciamo solo con le biografie dei grandi uomini? Quindi Orlando è un modo di, come dire, raccogliere quello che quell'eredità paterna e ovviamente entrarci in maniera indipendente, emancipandosi dall'eredità paterna, scrivendo quella che è una biografia sui generis. E veramente questo è, diciamo, un suggerimento poi di lettura. Oltre a Orlando, appunto, Virginia Woolf prima e dopo Orlando rifletterà sempre sulla biografia. La biografia che in Inghilterra, se voi entrate in una libreria in Inghilterra, vedete che c'è uno scaffale intero dedicato alla biografia, cioè un genere che ha sempre avuto un grandissimo successo in Inghilterra e continua ad averlo, ma è un tema su cui Woolf rifletterà fino alla fine dei suoi giorni. Allora io qui chiedo a Ida, per arrivare poi appunto a capire come Woolf entra nella biografia ed addentrarci anche noi in Orlando, di leggere un breve passo da un saggio che viene pubblicato 10 anni, 11 anni dopo Orlando, che è
l'arte della biografia, che arriva 11 anni dopo Orlando, quindi dopo aver pubblicato Orlando e dopo che Woolf ha scritto anche la biografia del suo caro amico scomparso Roger Fry, dove però Woolf si interroga su quale sia poi, qual è il ruolo del biografo ai giorni, negli anni 20 e 30, cioè nel momento in cui scrive lei, non può più essere quello monumentale vittoriano. Allora qual è? Vediamo, lascio la parola a Ida per una breve citazione da questo saggio che trovate raccolto in Voltando Pagina. Peraltro, così, così. Ho una informazione che è qua sugli scaffali, no? Ce ne sono 40-50 copie. Per esempio, sono fatte arrivare così un attimo. Sembra dunque che quando il biografo si lamentava di essere legato da amici, lettere e documenti, puntasse il dito su un limite necessario. Poiché il personaggio inventato vive in un mondo libero, dove i fatti sono controllati da una persona sola, dall'artista stesso, l'autenticità dei fatti risiede nella verità della visione dell'artista. Il mondo creato da quella visione è più raro, più intenso, e più tutto d'un pezzo del mondo che è in gran parte fatto di informazioni autentiche fornite da altri. E a causa di questa differenza, i due tipi di fatto non si mischiano. Se si toccano, si distruggono. Nessuno, sembra essere la conclusione, può ottenere il meglio dei due mondi. Dovete scegliere, e la vostra scelta vi condiziona. Allora, scrivere, grazie Ida ancora, bellissimo, avere qualcuno che legge le citazioni dando il giusto senso. Io la maestra, perché mi ha spiegato come leggere Virginia, è andata bene? Sì, okay. Benissimo. Okay. Che leggere Virginia non è leggere. No, va bene però. Grazie. Allora, scegliere, bisogna scegliere, e attenzione perché se veramente... A volte siamo tentati di leggere il diario di Woolf e dire seguiamo quel filone, seguiamo quella narrazione, quella storia alla Defoe. E invece poi ci facciamo prendere dalle lettere, diciamo ma no, è chiaramente tutto nel rapporto tra Vita Sackville West e Virginia Woolf. Ebbene, anche qui quindi è come se anche noi venissimo messi davanti a una scelta come lettori, i lettori di ieri e i lettori di oggi. E attenzione, perché questa scelta poi, e questo... Però con Virginia Woolf le cose non sono mai semplici come sembrano, come tutti noi siamo ormai abituati a vedere, perché c'è un continuo, c'è come un punto morto, che in verità è molto vivo, in cui appunto vita e letteratura si incrociano e veramente non sappiamo mai se siamo nella prima o nella seconda. E questo lo ritroviamo anche nelle lettere, perché... In quell'anno in cui Woolf scrive Orlando, il rapporto tra le due donne cambia, e cambia per ragioni, come dire, che poi lascio a voi di inseguire nelle lettere, ma cambia anche perché Virginia Woolf dà una forma verbale a quel personaggio che è Vita. E Vita lo sa molto bene, e quindi... Anche questo gioco di continuo entrare e uscire, no? Da quella che è la letteratura è qualcosa che le due hanno ben presente e in cui ognuna gioca la propria partita. E allora qui chiedo ancora a Ida di leggere uno scambio che segue di pochissimo la fine della prima stesura di Orlando, in cui proprio questa scelta tra il personaggio vero, cioè la persona vera in carne ed ossa, e il personaggio, è molto più ardua da compiere di quanto sembri. E lo sarà anche per le due. E qui si capisce come Orlando, oltre a essere, sì, sicuramente la più lunga lettera d'amore mai scritta, è anche qualcosa che nella scrittura, Orlando ci insegna come la scrittura veramente riesca a modificare, a dare un nuovo assetto ai rapporti tra due persone o tra più persone. Prego Ida. Orlando è finito. Hai sentito una specie di strappo, come se ti si spezzasse il collo sabato scorso alla 1:05? È allora che è morto, o meglio, ha smesso di parlare,
con tre puntini. Ogni parola adesso andrà riscritta e non vedo alcuna possibilità di finirlo per settembre. È scombinato, incoerente, intollerabile, impossibile. E io non ne posso più. Adesso il problema è: cambieranno i miei sentimenti per te? Ho vissuto in te per tutti questi mesi. E ora che ne esco, tu chi sei in realtà? Esisti? Ti ho inventata io? Stai bene? C'è il sole? Oh, e Orlando, mi sono dimenticata di lui. Mi hai terrorizzata con le tue osservazioni. Esisto o mi hai inventata tu? L'ho sempre previsto. Per quando avresti fatto fuori Orlando. Bene, ti dirò una cosa. Se mi vuoi bene, no. Ami, un Filomeno, ora che Orlando è morto, non mi vedrai mai più. Se non per caso un ricevimento di Sibyl. Non voglio essere una finzione. Non voglio essere amata unicamente in un corpo astrale o nel mondo di Virginia. Perciò scrivimi in fretta e dimmi che sono ancora reale. Mi sento terribilmente reale, proprio adesso, come cozze e cuori, piena di vita, oh! Grazie. No, capisco che la Sackville Westphal con queste sue risposte energiche, no? Non voglio essere finzione. E rimane entrambe le cose, rimane una bellissima finzione che noi leggiamo con ammirazione fino ad oggi e rimane anche molto reale. Orlando è un libro che contiene, come sapete, poi anche degli apparati fotografici, una foto di vita Sackville West. Quindi questo gioco tra reale e immaginario è in realtà un gioco che rimane aperto e sarà proprio questo gioco, questo rapporto tra due persone e anche nel caso del film tra due donne, una regista e un'attrice, che si riattiverà nel momento in cui Orlando verrà portato sullo schermo. Anche qui ci sarà un gioco veramente molto più serrato e molto più, diciamo, creativo di quello che è già normalmente il rapporto tra un regista e la propria creazione e il proprio attore o attrice. E qui arriviamo quindi a parlare di Orlando, il film. Prima di arrivarci proprio sotto, vorrei spendere due parole su come nasce questo film. Vorrei spendere due parole anche sul perché in verità le opere di Virginia Woolf abbiano avuto, come dire, una restituzione cinematografica tutto sommato limitata se commisurata, diciamo, a quello che è invece il successo e la vitalità, la continua creazione di opere che si ispirano. Questo ci parlerà Elisa a Virginia Woolf. Però si chiede, cioè, infatti, se voi pensate ai romanzi del suo amico Forster, cui io sono una grande fan, quindi non è per dire che sono meno belli, lo dico, però i romanzi di Forster sono tutti, quasi tutti, stati trasposti al cinema senza grandi problemi. Prodotti di qualità, li avete visti, Casa Howard, Camera con vista, Passaggio in India, sono film assolutamente Morris. Morris anche, tutto Forster, quasi. C'è qualcosa, c'è molto Forster. Di Virginia Woolf invece abbiamo sostanzialmente tre film più uno spin-off, diremmo oggi. Esatto. Abbiamo Gita al faro, o al faro, che dir si voglia, la prossima volta dico al faro o Gita al faro, per la parte del gioco per tre giorni. Esatto, sì, preparatevi. Allora, abbiamo Al faro, che è una produzione televisiva della BBC del 1983, con un giovanissimo Kenneth Branagh, però è una produzione per la TV. Ed è un film, diciamo, in costume, nel senso una riproduzione quanto più fedele del romanzo e perciò tanto più infedele, perché
per quanto sia un film molto bello con un cast di tutto rispetto, però non so se avete notato, chi di voi l'ha visto, perché poi è difficilissimo da trovare. C'è stato un momento in cui era a disposizione su YouTube e poi è sparito, però no, questo è un problema. Però per esempio tutto quello che è, no, il discorso in diretto libero e quindi le battute che passano senza che noi ce ne accorgiamo, no, da un personaggio all'altro, invece nel film molte volte diventano dialoghi, virgolette, disse, perché i personaggi sono in scena e devono parlare, quindi lì ci accorgiamo di quanto Virginia Woolf abbia scritto non solo una storia ma un romanzo e una prosa che è, come dire, è quella, rimane quella e non si può trasporre fedelmente. E siamo nel 1983. 1992 Orlando, 1997 Mrs. Dalloway, siamo nel, appunto, nel pieno del cinema, diciamo, letterario britannico. Chi di voi ha partecipato anche al Festival Austen ha sentito Cinzia Scarpino parlare di tutte le produzioni, dai romanzi sia televisive che cinematografiche, ispirate ai romanzi di Austen. Siamo anche lì a metà anni 90 e c'è una Mrs. Dalloway con Vanessa Redgrave, altra attrice, appunto, icona del teatro e del cinema britannico. E anche lì, come dire, quei problemini ci sono, di questo ha parlato anche Elisa in altre occasioni, altri problemi ci sono, come rendere, no, questa passeggiata. C'è veramente un problema proprio di messa in spazio, no? Però, come dire, senza con ciò limitare il film. Però questi sono tre. E poi avremo lo spin-off, appunto, di Hours, che però è già ispirato a un romanzo che va a toccare quelli che sono i punti, no, più diciamo salienti di Mrs. Dalloway. In mezzo abbiamo nel 1992 Orlando, che è un film che è completamente diverso da queste due produzioni, sia da Gita Alfaro che da Mrs. Dalloway, che sono comunque due film che cercano di essere il più fedeli possibile a quello che è il dettato del romanzo. Orlando è un'operazione completamente diversa. È un'operazione completamente diversa anche perché è, diciamo, condotta da una regista che ha, diciamo, un percorso del tutto diverso da quello dei registi, appunto, delle produzioni, delle altre due produzioni, che è Sally Potter. Sally Potter è nata il 19 settembre 49, figlia di, appunto, cresce in un ambiente comunque artistico a Londra e comincia fin da giovanissima a dedicarsi al cinema, quindi siamo negli anni 60. Lavora anche alla BBC, lavora come, in verità, come tuttofare alla BBC, perché lavora come in cucina e poi come aiuto, quindi non è che lavori alla BBC come regista. Poi passa invece a lavorare nel cinema indipendente e ha un lunghissimo, come spesso succede a molti registi britannici, apprendistato anche in teatro. Negli anni 80 torna al cinema. Negli anni 80 torna al cinema, il suo primo film è Gold Diggers, sono film ormai difficili da reperire, siamo nell'83, il suo vero, cioè il suo esordio cinematografico, diciamo, come lungometraggio. Prima si era dedicata più ai cortometraggi. E poi, in verità, l'idea di Orlando, che è il suo terzo film ed è quello con cui raggiunge il successo, è un'idea che Sally Potter cova per anni. Diciamo, l'inizio della produzione, la produzione dura tantissimo, ma l'idea dura quasi, la produzione in vera e propria no, ma l'idea, diciamo, dalla concezione del film alla sua uscita passano quasi 10 anni, è un periodo, è un lasso di tempo veramente molto lungo, e fa un lavoro grandissimo sul testo di Woolf, proprio anche sulla sceneggiatura, sul libro di scena, sulle ambientazioni, i sopralluoghi, sui costumi, poi di questo avremo da dire. E perché dico che in un certo senso Sally Potter riattiva in un certo senso quella, diciamo, gioco sulla creazione, no, che si è creato in verità anche tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, perché Sally Potter scrittura per il ruolo di Orlando un'attrice che al momento, all'epoca dell'uscita del film, ha 31 anni, quindi quando la scrittura è qua una poco meno che trentenne, che è Tilda Swinton. Tilda Swinton è la stessa che viene da una famiglia della upper class,
e che quindi, come dire, entra in quel romanzo familiare, in un certo senso, che Orlando, no, legato a una dimora, a dei luoghi. È un'attrice dalle sembianze androgene, voi ce l'avete in mente, ma soprattutto è un'attrice che ha lavorato, che ormai da anni lavora con un regista, diciamo, un regista in, che è Derek Jarman, un regista di cui forse avete visto dei film, per esempio uno dei suoi film più famosi che arrivò in Italia quasi subito come traduzione era Wittgenstein nel 93, ma prima di Wittgenstein in verità ci sono molti altri film, esordisce a metà degli anni 70 con un San Sebastiano assolutamente irriverente in chiave punk, è molto appunto presente nella scena punk londinese, ma è anche un regista che invece fa dei salti nel passato, fa molto volentieri dei salti nel passato, interpretato con una sua cifra stilistica molto particolare. Qui mi riferisco a due film in cui compare Tilda Swinton, una giovanissima Tilda Swinton, che sono La vita di Caravaggio, dove Tilda Swinton interpreta una prostituta, e siamo nell'86, e poi L'Edoardo II, dove Tilda Swinton interpreta la regina Isabella. Quindi è un'attrice che viene dal cinema di Jarman. Purtroppo non possiamo proiettare delle immagini, ma purtroppo mi viene da dire, perché non sono abbastanza protetti, poi si vedono male, però da un certo punto di vista, per fortuna, i film di Jarman molti li potete vedere su YouTube e vedrete come appunto riconoscerete alcune, un dialogo con quello che è poi, no, la fotografia, l'uso del colore, ma anche della camera di Orlando. Derek Jarman firma anche una bellissima, questo vi consiglio di vedere, una bellissima Tempesta, tratto dalla Tempesta di Shakespeare, che dialoga poi anche con la Tempesta di un altro grande regista letterario inglese che è Peter Greenaway. C'è proprio tutto un filone del cinema inglese che non è quello della heritage, degli heritage movies, che hanno tutto, come dire, appunto quelli ispirati a Forster e poi a Jane Austen, Digital Far, eccetera, ma che è un filone, diciamo, sperimentale che si concede diverse scorribande in campo letterario, interpretate tutte con una cifra molto autoriale e contemporanea. E in questo risiede la scelta di Tilda Swinton. Tilda Swinton è, se voi oggi lo vedrete, Tilda Swinton proprio interviene nella configurazione del personaggio di Orlando. Tilda Swinton, cioè, è sempre, cioè, la camera parla spessissimo alla camera, come diremmo in teatro, con degli a parte, si rivolge, no, a noi spettatori, proprio marcando quella che è la differenza tra lei e il personaggio di Orlando, perché il cinema deve definire quella scelta che ci viene imposta, è molto più cogente al cinema rispetto alla letteratura. Cioè, io in un romanzo posso lasciare molte più cose nell'ombra, farle immaginare, questo non posso farlo nel film, e quindi vedrete come questo viene risolto non con ambientazioni posticce, aggiunte di dialoghi, o anche a volte con aggiunte di battute, ma viene risolto attraverso proprio la performance di Tilda Swinton, che volutamente continua a, diciamo, giocare con quella che noi chiamiamo di solito la sospensione dell'incredulità. E vorrei finire, per introdurre e per accompagnarvi alla visione, con una piccola nota sugli abiti. Allora, il film uscì, va bene, non facciamo una rassegna della critica che sarebbe pretestuosa, ma alcuni dicono, ah, ma un film in costume, allora tutti voi avete presenti i costumi di Orlando. Tra l'altro Orlando ha avuto un successo anche su tutte le copertine ormai delle edizioni economiche di Orlando, c'è, no, Tilda Swinton, vestita in vari modi, con vari fotogrammi del film che vengono riprodotti. Allora, è un film in costume? Sì, è un film in costume, cioè la ricerca filologica sui costumi è estrema. Però basta fermare un fotogramma e chiunque si accorge che quel costume d'epoca dialoga poi con un uso del colore, delle luci, con diciamo, la sottolineatura di un dettaglio che va ben oltre quella che è la riproduzione realistica dell'epoca. Questo è proprio, anche qui si vede come come Sally Potter ha interpretato uno dei temi principali del romanzo, cioè che è quello di, tu stai vedendo questo costume, tu pensi che sia un costume d'epoca, e allora hai in mente una certa epoca, un certo personaggio che si muoverà dai nostri vestiti. Allora il mio film, ribaltando la domanda, è definito dai costumi? E allora qui lascio la parola a Ida per due ultime diciamo parole di vita e poi di, in questo caso, del biografo di Orlando. Ci sono decine di dettagli che vorrei approfondire,
la visita della regina Elisabetta, quella di Green, qualche frase qua e là, una soprattutto a pagina 160 che inizia gli alti bastioni del pensiero, eccetera, che è proprio quello che tu hai fatto per me. Johnson ubriaco fradicio e così via. Ma oggi è troppo tardi. Ho letto ininterrottamente tutto il giorno, adesso sono le 17, devo sbrigarmi a imbucare, cercherò di scrivere domani con più senso. È colpa tua. Mi hai così commossa, completamente abbagliata, che ogni facoltà mi ha abbandonata, lasciandomi stecchita. Grazie, da qua compare la regina Elisabetta, Johnson, questi personaggi che proprio ci rimangono nella mente quasi più di Orlando, no? Vedrete, chi di voi ha già visto il film si ricorderà la parte della regina Elisabetta, interpretata tra l'altro da un attore uomo, che è Quentin Crisp. No, come dire, certo, è un, io faccio interpretare Orlando una donna, ci accorgiamo subito che è una donna, come attrice, e allora cosa faccio? Faccio interpretare la regina Elisabetta a un uomo, strizzando l'occhiolino alla tradizione del teatro elisabettiano e così dando pieno risalto a quell'omaggio all'età elisabettiana che Wolf tanto amava, che è la prima parte di Orlando. E appunto questi abiti diventano, come dire, le porte per entrare nel personaggio e per scardinare la nostra idea del personaggio, per scardinare qualunque nostra attesa. Ed ecco cosa ci viene detto in Orlando degli abiti. C'è quindi motivo di pensare che siano gli abiti a indossare noi e non viceversa. Possiamo sagomarli perché si adattino a un braccio o a un petto, ma loro ci sagomeranno a piacimento il cuore, la mente e la lingua. Così, avendo indossato delle gonne per un po', in Orlando si poteva notare un certo cambiamento, perfino nei tratti del viso, come il lettore potrà verificare guardando pagina 130. Se paragoniamo il ritratto di Orlando uomo con quello di Orlando donna, noteremo che, sebbene siano entrambi indubbiamente la stessa e unica persona, ci sono alcune differenze. L'uomo ha la mano libera per impugnare la spada, la donna deve tenere libere le sue per evitare che il raso le scivoli dalle spalle. L'uomo guarda il mondo dritto in faccia, come se fosse creato a suo uso e piacimento. La donna lancia uno sguardo sbieco, inafferrabile, perfino diffidente. Se avessero indossato entrambi gli stessi abiti, forse sarebbero stati identici. Questa è l'opinione di alcuni saggi e filosofi, ma in generale noi propendiamo per un'altra. La differenza tra i sessi è fortunatamente molto profonda. I vestiti non sono che il simbolo di qualcosa che si cela in profondità. Fu un cambiamento avvenuto nella stessa Orlando a imporle la scelta di abiti femminili e di un sesso femminile. Con queste parole ci avviamo alla visione del film. Vorrei solo concludere su questa, appunto, noi andremo a vedere un film su questa difficoltà di portare Wolf al cinema. Ed è una difficoltà su cui Wolf ha riflettuto a lungo. E questo quindi vorrei concludere, oltre che con l'accompagnamento alla visione, con un suggerimento di lettura, sempre in voltando pagina, a pagina, voltate le pagine, è arrivata a pagina 389, c'è il bellissimo saggio che Wolf scrive intitolato Il cinema. E in questo saggio, in questo saggio Wolf in verità ci spiega perché, qual è il segreto, no? In fondo del cinema e anche della letteratura. Ci dicono il cinema e la letteratura non devono inseguirsi. Pagina 489, scusate, rettifico perché poi c'è il video, sennò poi i commenti nel forum. No, ma era pagina 489. Allora, dice, finché il cinema e la letteratura si inseguono, poco si potrà avere. Finché il cinema, che è un'arte nuova, che ha mille possibilità di farci vedere cose come noi abbiamo mai viste, invece insegue la letteratura, e qui lei fa la recensione a un adattamento di Anna Karenina, un altro capolavoro letterario, in costume, ne soffrirà la letteratura
e ne soffrirà il cinema. La letteratura deve fare il suo mestiere, e Woolf con i suoi romanzi così difficili da trasporre al cinema lo sapeva fare, e il cinema deve fare il suo mestiere. Questo è anche un po' il senso, io sono sicura che Sally Potter ha bene in mente questo saggio. E dice appunto, cosa può fare il cinema? Il cinema deve giocare su quelli che sono i suoi strumenti, perché, poi cito, è successa una cosa strana. Mentre tutte le altre arti sono nate nude, questa, la più giovane, è nata completamente vestita. Può dire tutto prima di aver qualcosa da dire. È come se una tribù selvaggia, invece di avere a disposizione solo due sbarre di ferro per suonare, avesse trovato sparpagliate sulla riva violini, flauti, sassofoni, trombe, pianoforti a coda Erhard Bechstein, e avesse cominciato con incredibile energia, ma senza conoscere una sola nota musicale, a battere e martellare su tutti contemporaneamente. 60 anni dopo, è quello che farà Sally Potter, tra l'altro con una colonna sonora a cui lei stessa collabora, reinterpretando Orlando e proiettandolo nel presente, dove il film finisce, non finisce nel 1928, ma finisce nel presente. E con questo vi ringrazio e vi auguro buona giornata.